Abbiamo scoperto l'odio nel 2018-2019, cioè quando è cambiato il governo. Prima invece evidentemente non si odiava. Vedi, oggi sfogliavo una vecchia raccolta di Panorama, il settimanale che dirigo, e nel 1989, cioè 30 anni fa, si facevano le marce antirazziste, esattamente come si fanno adesso, pensando appunto che si debbano mobilitare le masse perché gli italiani sono diventati razzisti. Semplicemente non sono stati razzisti nell'89, non lo sono ora. Ci sono dei problemi e qualcuno si deve occupare di risolverli. Sono razzisti gli italiani, Boldrini. Chi è al governo si deve occupare di risolverli. Ricordiamogli che non sono all'opposizione, dunque facciano qualcosa. Il problema del razzismo, Presidente. Sì, ma ci sono da 9 mesi praticamente. Come ho detto, gli italiani hanno dei forti anticorpi, ma è certamente difficile resistere a una narrazione che ogni giorno inventa un nemico. È molto difficile. Dunque dovrebbe capire il governo che magari si dovrebbe occupare delle cose che riguardano gli italiani, magari del debito pubblico che aumenta, magari della disoccupazione giovanile e femminile che aumenta, e magari delle accise sulla benzina che non sono state tolte, delle pensioni di invalidità. Presidente. Che non si vedono gli aumenti, ma invece no, parliamo... L'immigrazione non è un problema, la sicurezza non è un problema. Ma non è un problema, esattamente Floris, l'immigrazione sta diventando un problema perché svia dai veri problemi e basta con questo, occupiamoci degli italiani. Belpietro, poi sentiamo tutti i nostri ospiti naturalmente. Vedo che ha fatto l'elenco, la professoressa, l'elenco di tutti i mali dell'Italia, che ci sono per la verità da, credo, da 30-40 anni. Non mi ricordo tanta indignazione, tanta determinazione in altre occasioni. Beh, Pietro, lei si riferisce a me, noi abbiamo di fronte, scusi. Non sono professoressa, non è questo merito. Sì, va bene. Non sono professoressa, posso mi spiace. Posso continuare? Prego, prego, Belpietro. Sì, pazienza. L'aveva chiamata professoressa, invece è presidente, prego. Ma se tanta indignazione non l'abbiamo vista in questi anni, forse c'era una distrazione della Presidente, se vuole che non la chiami professoressa, ma vedo che fa la maestrina, quindi mi posso permettere di chiamarla professoressa. Mi pare che non ci fosse questa indignazione, credo che abbia pazienza, ma io non vorrei essere interrotto. Siamo in tanti poi, prego. Prego Presidente, finisco rapidamente. Lasci concludere e poi parla la Boldrini, prego. Volevo solo dire che il problema dell'immigrazione mi pare esista e se ne sono resi conto gli italiani. L'unica evidentemente a non essersene resa conto è la Presidente professoressa. Allora...